Che le persone vivono la giornata, il fatto che le persone non riescono, non hanno un guadagno, non c'è una, non è stato rispettato e pertanto adesso ci troviamo nella situazione più critica. E allora la predica l'ho fatta tutta sul coronavirus, su come prevenire tutto quanto. E mi guardavano, sembravano molto, cioè, molto, molto attenti come persone che proprio non sapevano niente. Perché dove l'economia è un'economia informale, quindi alcune famiglie, e non sono solo poche, sono diverse, vivono il day by day, capisci che vietare attività di commercio, come potrebbe essere la vendita del cibo, Eh sì, qualsiasi altra però cosa, non aiuta assolutamente le famiglie, il che infatti. persone gay, lesbiche, transessuali, che in questo contesto di disuguaglianza estrema e di discriminazione delle minoranze più svantaggiate, ovviamente sono quelli che soffrono di più e vediamo, l'abbiamo visto con i nostri occhi, vivono nelle comunità più svantaggiate. Arrivano anche a morire di stenti per mancanza di accesso ai servizi di salute, mancanza di accesso a un'alimentazione dignitosa o a una casa dignitosa. Questo è Uomini, stato. donne, peccatori perdonati, che il Signore ha chiamato a sé a questo magnifico deserto che vedete dietro a me, per l'innamoramento con Lui e per vivere una vocazione speciale, un carisma speciale, quello di amare tutti, tutte le donne e gli uomini del mondo, ma in modo particolare amare, pregare e costruire ponti di amicizia e di armonia con i musulmani e l'Islam. Cosa significa essere missionari e cooperanti oggi? E come si affronta una pandemia come quella del Covid-19 in paesi in via di sviluppo, tra guerre, povertà, carenza di risorse primarie e disuguaglianze sociali? L'associazione missionaria Aloe di Fermo ha raccolto in 16 video, tra interviste dirette e lettere di missionari, preziose testimonianze da chi opera da anni nei paesi del sud del mondo. Allarga i tuoi orizzonti, ascolta le loro storie, aiutaci a diffonderle e a sostenere i loro progetti, perché andrà bene davvero solo se andrà bene per tutti. Vai sul nostro sito www.aloemission.org o sulla pagina Facebook Aloe ODV.